Finalmente un inizio prestigioso con la Tosca di Giacomo Puccini. Eh sì, hai ragione, specialmente la parte "Ma il mio mistero è chiuso". Questa è la Turandot. Ridi, pagliacci. I pagliacci. Occhi di ragazza, quanti c'è? Io andrei avanti. Va bene. Al Teatro San Carlo di Napoli si inaugura la stagione d'opera. Domenica 5 dicembre alle 17 di scena proprio la Tosca. Un capolavoro firmato da Luca De Fusco. Sul podio Maurizio Benini. Un'opera riletta in chiave infernale, ambientata in una Roma più decadente e corrotta che mai. Per i patiti del jazz, del rock e del blues, sempre domenica alle 18, la Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli ospita il coro Peter's Gospel Choir. Un momento gioioso e suggestivo per rivivere le atmosfere musicali delle chiese afroamericane. Si canterà sulle note degli spirituals e di gospel contemporaneo e si ballerà sui ritmi molto coinvolgenti. E si faranno salti mortali, tripli carpiati, doppi avvitamenti e così via. Mi sa che hai visto troppe volte il film The Blues Brothers. Ah, e a proposito di salti, facciamone uno alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Bravo, bravo proprio per Natale in Mostra. Dopo Natale a Rio e Natale in India, torna il Cinepanettone. Veramente parlavo dell'appuntamento dedicato a tutto quanto è necessario per le feste, dagli addobbi agli immancabili regali. Un mercatino ricco di belle sorprese, con tante arie, stand e uno spazio slow food dedicato al palato. Ecco, e a tale proposito ti lascio la mia lista di regali. Ma chi sono io? Babbo Natale? Scusate per l'interruzione, torniamo in studio per ricordarvi che sempre alla Mostra d'Oltremare c'è Chocolate. Peccati di gola irrinunciabili. Forse è meglio se continuo io. Si possono ammirare i maestri cioccolatai all'opera e assaggiare tante squisitezze, ma anche qualcosa di originale, come ad esempio la pasta al cioccolato al ragù di cinghiale. Un unico consiglio: lasciare a casa i sensi di colpa. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso. Automin Rick. Scade il 31/12/2024. 33 trentini entrarono in Trento, tutti e 33 trotterellando. Più rigolosi c'è un altro appuntamento irrinunciabile. È la festa del torrone e del croccantino di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, dal 4 all'8 dicembre. Non vedo l'ora di assaggiare il mega croccantino. È da record, è lungo 30 metri e aspetta solo di essere mangiato. Tranquilli, ci penso io. Ok, allora mi sa che ci vediamo tra qualche mese. Intanto dal 3 all'8 dicembre vado a Castelfranci, in provincia di Avellino, per il Wine Festival. 4 giorni per ammirare e conoscere le bellezze paesaggistiche, culturali e gastronomiche locali. Ci sono spettacoli, escursioni e concerti. Già ti anticipo che il 7 dicembre si esibisce Eugenio Bennato. E vai con la Taranta Power!